Okay. Questa mattina presentiamo il progetto Splash, tre partner di cui l'Università di Genova è capofila. Possiamo raccontare di che cosa si tratta? Allora, Splash in tre parole è il nostro impegno, è il nostro tentativo in questi 2 anni di progetto di fare una quantificazione, di capire quanto è importante l'inquinamento da plastiche nei nostri mari, sui nostri territori. Siamo sui territori della cooperazione del marittimo, quindi Italia-Francia. Sarà importante valutare se i nostri porti, da un certo punto di vista, sono soggetti a un inquinamento importante dalle plastiche e dove questo può andare a farsi risentire. I nostri territori sono pieni di anche ecosistemi sensibili, aree marine protette e quant'altro. E quindi l'interazione tra le acque portuali e questi sistemi molto delicati sarà poi alla fine, la valutazione di questi impatti, uno degli output del progetto. E come lo farete concretamente? Allora, abbiamo in testa, diciamo, 3 linee di attività. Una di divulgazione, vogliamo fondamentalmente aumentare anche la consapevolezza degli stakeholder diciamo coinvolti sui territori, della cittadinanza, sul fatto che l'inquinamento della plastica è fondamentale. Due, useremo tecniche di misura di campo, cercheremo di essere il più quantitativi possibili. E tre, attraverso modellistica numerica, cercheremo anche di simulare qualcosa, quali saranno possibili scenari futuri.